Buongiorno e benvenuti a una nuova trasmissione di Dietro la Notizia Flash. L'abbiamo denominata così perché sarà una trasmissione non tipica come quelle precedenti, ma cercheremo di parlare brevemente del coronavirus di cui si parla tantissimo in questi giorni e per cercare di fare il punto sulla situazione. Ovviamente va anche detto questo, che un certo allarme è nato anche probabilmente dalla stampa, da alcune notizie che sono trapelate un po' così, senza una certa verifica, che dovrebbe essere la prima cosa nel giornalismo. Intanto, diciamo che a livello internazionale, possiamo dire, i primi casi di coronavirus in Danimarca, Estonia e Romania, la leggo integralmente, le autorità della Danimarca hanno annunciato oggi il primo caso accertato. Si tratta di un uomo che era rientrato dall'Italia con la sua famiglia il 24 febbraio, dopo aver trascorso una vacanza in una località sciistica, però ovviamente sua moglie e suo figlio sono poi risultati negativi ai test e le condizioni dell'uomo invece sono state definite abbastanza buone. Ovviamente lo riporta l'ANSA con un lancio di questa mattina alle 9:25. Ma ritorniamo in Campania perché diciamo è il territorio, la zona che ci preoccupa di più, visto che noi viviamo in questa zona. Caso di probabile positività al coronavirus a Napoli. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, si tratta di una persona di Napoli. Il tampone è stato inviato a Roma per la controprova e l'eventuale conferma da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Oggi sono attese analoghe verifiche. Anche se sui due casi di ieri, di cui si è parlato molto, in Campania, nel Casertano e nel Salernitano. Noi volevamo arrivare proprio qui a questo punto, diciamo l'obiettivo della nostra trasmissione è stato proprio questo, perché c'è una certa paura, un certo timore in giro. Con noi abbiamo il collega Emidio Bianchi, che ci dirà un po' come stanno le cose. Ecco, tu che fai giornalismo e ti occupi molto dell'Alto Casertano, come stanno vivendo secondo te questo momento? Ma come lo stanno vivendo tutti quanti gli italiani? C'è una certa preoccupazione. Fortunatamente ancora non si vedono persone in giro con le mascherine, questo è un fatto positivo perché vuol dire che dopo il primo impatto, così attraverso i media della situazione, a Piedimonte stanno capendo che effettivamente non si tratta di una patologia, così grave come è stata definita. Qua a Piedimonte so di certo che fra oggi e domani nell'area antistante l'ospedale sarà istituita una tensostruttura tipo quelle che hanno messo davanti agli ospedali dove sono stati individuati dei casi di coronavirus. A Piedimonte fortunatamente ancora non c'è questo problema, però l'ASL ha individuato nell'area che un tempo era stata individuata come terreno di fuga per eventuali calamità, lì sarà istituita una tenda dove i potenziali, speriamo mai che possa succedere, portatori del Covid-19, saranno prima visitati dentro questa struttura e poi magari passare al pronto soccorso per non inquinare l'area O ospedaliera. magari, trasportarli in qualche centro. Bene, proprio parlando dei timori, qualche timore in più, possiamo dirlo, è scattato anche vicino a noi, per un caso sospetto a Ruviano, che è un piccolo centro della provincia di Caserta. Spesso sulle pagine nazionali per l'efficienza dell'amministrazione, per progetti realizzati, eccetera, però questa volta purtroppo si parla di un sospetto di una persona affetta da coronavirus. Noi dovremmo avere in diretta telefonica il sindaco di Ruviano, Roberto Cusano, con il quale cercheremo di capire come stanno le cose, che aria si respira, come la gente sta vivendo questo momento. Sindaco, buongiorno. Innanzitutto grazie per essere intervenuto, con la speranza che ci porterà un poco di chiarezza in questa situazione. Ecco, innanzitutto volevo chiederle che cosa è successo e come state vivendo questa situazione di questa giovane, di questa ragazza che
secondo quanto si apprende anche dalla stampa nazionale, c'è il sospetto di coronavirus. Allora, noi abbiamo appreso dai carabinieri questa situazione. Il caso di Rubiale, una ragazza che è stata vicina alla ragazza di Caserta, che mi dicono che è uscito positivo al test del coronavirus. La ragazza di Rubiale sta benissimo, è stata messa in quarantena solamente per precauzioni. La pregherei di alzare un poco la voce in più, così riusciamo a capirci meglio. Ecco, voi quando, come avete appreso il tutto? No, là sono fatte le menzioni carabinieri, che mi era informato il comune. Quindi questa ragazza veniva... No, abbiamo disposto una quarantena sia per lei che per i familiari. Ma sta benissimo. Sta. Quindi non ha sintomi? Assolutamente no. Quindi per questo motivo il tampone non è stato fatto ancora? No, non è stato fatto nessun tampone perché non mostra nessun sintomo. Questa ragazza mi dicono che era in compagnia di altre persone quando è tornata dal nord. Sì, erano in tre, questa ragazza è uscita positiva e poi sono due ragazzi che sono messi in quarantena, che stanno bene, che stanno aspettando i 14 giorni. La ragazza come sta vivendo questo momento? Perché d'altra parte la gente guarda sempre un po' con sospetto questi casi, come è già successo in altri posti. No, la ragazza tranquilla, sono i genitori a casa, stanno vivendo questo momento che non sarà sicuramente bello, però sta tranquilla, sentita stamattina di papà. Quindi il comune non è per nulla blindato come qualcuno... Come faceva capire, ovviamente. No, assolutamente, cioè, non c'è nessun positivo a Rubiano, sono questa due famiglie in quarantena, questa ragazza è un'altra che scade domani. Quindi possiamo stare tranquilli tutti quanti? Sì, dobbiamo stare tranquilli, cioè, stiamo un po' esagerando su questa cosa, cioè, siamo un po'. Ci facciamo prendere dal panico. Certo, qualcosa, diciamoci la verità, l'abbiamo fatta pure noi. A livello di comunicazione. La comunicazione è un po' troppo aggressiva. Troppo aggressiva. Ho sentito un po' dei ragazzini che non hanno nessuna colpa, magari li fanno sentire anche in colpa, una colpa che non hanno. Va benissimo. Sindaco, io intanto la ringrazio tantissimo per il suo intervento e spero che questa telefonata possa anche servire a tranquillizzare la popolazione. La ringrazio e ci risentiamo presto. Per eventuali aggiornamenti. Bene, dopo questa telefonata del sindaco, che ci sembra quantomeno tranquillizzante, ecco Emilio, cosa possiamo dire? Prendo atto di questo senso di responsabilità della ragazza e dei suoi familiari, a differenza di qualcun altro che è tornato qua a Piedimonte o da altre parti, nascondendosi quando non aveva niente da nascondere, per cui ci può capitare a tutti questo problema. Speriamo però che non capiti a nessuno. Adesso, certo, con questo possiamo essere più tranquilli e appunto la nostra trasmissione termina qui. Vi ringraziamo a voi che ci seguirete da casa e il nostro Emilio Bianchi. Alla prossima sigla.